uno scenario fantastico per un tema di grandissimo interesse, dottor Fimiani. Sì, ormai sono 40 anni che nel mondo si sta studiando come l'essere umano funziona e si sono capiti come errori di funzionamento possono portare a delle patologie funzionali banali e come utilizzando le corrette informazioni dall'esterno, banalità come i piedi valghi, i piedi piatti, le ginocchia X, le ginocchia O, oppure una testa disallineata, un tronco disallineato, un atteggiamento scoliotico, banalmente possono risolversi. Ecco, come sono andati questi 3 giorni e soprattutto che cosa è emerso? Sono stati 3 giorni molto importanti perché sono stati organizzati dalle istituzioni universitarie e abbiamo oggi avuto la presenza del commissario del Ministero della Salute per un tavolo di concerto su quello che poi è l'organizzazione della postologia in Italia, per cui si stanno tirando fuori le linee guida che daranno, ci metteranno in condizione di poter avere un'applicazione di vasta scala di questa materia, sempre per il bene della popolazione, perché se la popolazione risolve gli errori funzionali, soffre di meno, utilizza meno farmaci e quindi la spesa sanitaria migliora. Allora, si sono sicuramente anche poste le premesse per un prossimo congresso? Sicuramente, questo credo che sia il primo di una serie di incontri dove le varie istituzioni, i vari professionisti e le varie scuole di pensiero si confronteranno sempre per migliorare quello che è la diagnostica e la terapia posturale.